Qua così numerosi, siete bellissimi, possiamo dirlo. Allora, grazie innanzitutto a Radio Radicale e Liberi TV che seguono i nostri lavori, saranno poi in onda sui loro siti. Grazie a 5 Quotidiano con il dottor Longo, Giuliano Longo, che ne è il direttore, che è qua con noi. Grazie a tutti, ora vi parlo di questo libro, ma due parole lasciamene spendere sulla nostra rassegna letteraria che si conclude nella sessione a primaverile oggi col libro di Maria Novella De Luca, che è per me molto importante presentare questo libro perché spacca un po' alcuni equilibri, ne parlavamo prima e approfondiremo. È molto bello per me presentare questo libro perché la nostra rassegna si chiama Sei senza barcode, cioè tutto ciò che non è omologabile, tutto ciò che non ha un codice a barre, perché non siamo tutti uguali, e penso che Maria Novella rientra assolutamente in questa categoria, che è brutto dire categoria, però diciamo che in questo gruppo. Allora, dopo le dovute presentazioni, io sono Sheila Bob, sono la presidente di questa associazione e il direttore del sito senzabarcode.it. Maria Novella De Luca, io l'ho conosciuta 4 anni fa, 3-4 anni fa, perché dovevi in realtà... prima ancora, tu avevi una mostra fotografica Canapa Mundi. Sempre legato a... Cioè io e lei abbiamo la canapa che ci lega, ci sarà da approfondire anche questo discorso. Poi è stata anche una mia allieva, diciamo così, e poi ci siamo portate avanti un po' perse negli anni e poi ci siamo ritrovate. Un giorno le ho detto: ma tu lo sai che io ho questa rassegna letteraria? Le ho detto: un attimo, finisco di il crowdfunding, grazie, perché non riuscirò mai a dirlo, e ci sarà il libro e poi ne riparliamo, e ora siamo qui. Tutti più o meno conoscete il lavoro di Maria Novella De Luca, è un lavoro molto particolare questo libro. È un libro fotografico, ma è un libro di storie, è un libro di emozioni, ma di anche tante tante informazioni. Abbiamo con noi Riccardo Barbagallo, che è un ricercatore scientifico, non è un medico, non è un dottore, è un ricercatore scientifico ed è una persona che già in 4 parole mi ha aiutato a capire che forse nella mia vita ho scelto anche una strada corretta, cioè quella di capire quanto le emozioni sono importanti anche per la nostra salute. E il lavoro di Maria Novella, dai, ogni tanto abbrevio, tolgo il cognome, è emozione, è veramente una grande emozione questo libro. Io non sono un'esperta di fotografie, però vi posso assicurare una cosa, che nell'imperfezione di alcune immagini che si capiscono le emozioni di quelle storie, io così l'ho percepito. È un libro fotografico molto importante perché, oltre appunto a darci delle immagini importanti, delle storie importanti, ci dà anche moltissime informazioni, e il ruolo di Riccardo in questo momento è aiutarci a capire anche alcune cose che potrebbero sembrare addirittura scontate, ossia la cannabis terapeutica fa bene, punto, ma perché fa bene? Cos'è? Come si assume? Non faremo un discorso scientifico e pesante, cercheremo di mettere in conversazione tutto quello che abbiamo da dirci, e sicuramente non sarà un'intervista, domande e risposte secche, ma ci parleremo molto. Allora, siccome ci vogliamo coccolare Maria Novella, Riccardo ha detto che la introduce poco alla volta, allora lascia a lui la presentazione di se stesso e del suo lavoro importante, e vi chiedo solo di spogliarvi da ogni tipo di preconcetto. Se siete qua già non lo fate, però ancora di più, no? Cerchiamo di liberarci di tutto e di capire quanto le emozioni ci possono far bene, e con la cannabis terapeutica possono anche fare meglio. Prego.
Allora, buonasera a tutti, io sono Riccardo Barbagallo e mi occupo di ricerca scientifica finalizzata allo studio dei principi attivi delle piante finalizzate per un uso clinico terapeutico. Noi studiamo anche i loro metodi estrattivi dalle piante senza utilizzare solventi, quello che si fa solitamente oggi sul mercato. Ecco, così è ancora meglio. Voglio introdurre il libro di Maria Novella perché è un oggetto di testimonianza molto importante di una realtà che il nostro paese sta vivendo ormai da moltissimi anni. La cannabis, senza mi dilungo nella storia, è una pianta conosciuta da sempre, perché da una parte ha un effetto psicoattivo, quindi tutti la chiamano marijuana per un uso ludico, ricreativo, quello che c'è. Dall'altra, da 15 anni a questa parte, molti studi scientifici che partono dagli anni 40, anni 50, quindi ne abbiamo sul banco oltre 22.000 pubblicazioni, accertano le qualità terapeutiche delle molecole di questa pianta. E quindi entriamo in un campo che è scienza, non è più una visione parziale o empirica della cosa. Che cosa fa la cannabis e cosa fanno i cannabinoidi, quindi le molecole contenute in questa pianta? Su molte patologie, perché il corpo umano ha un sistema di regolazione corporeo definito dalla scienza endocannabinoide, quindi è stata data proprio l'attribuzione della molecola della cannabis. Questo sistema, che è uno dei sistemi più importanti di regolazione corporea, agisce su tutto l'organismo. Noi abbiamo i cosiddetti recettori cannabinoidi, endocannabinoidi, quindi da una parte regola tutta la struttura neuronale del cervello, dall'altra regola molti organi che vanno dalla milza al fegato, ai reni, al sistema nocicettivo, quindi quello del dolore, eccetera. Queste molecole della cannabis sono molto diverse dalle altre molecole sul mercato, cioè nel senso che se parliamo di sostanze attive, molti attribuiscono la cannabis a una droga, dobbiamo sapere che la cocaina, per esempio, l'eroina, ma la stessa nicotina o la caffeina del caffè sono molecole chiamate alcaloidi, quindi destinate a una sorta di assuefazione corporea. La cannabis è un terpene fenolico, appartiene a un'altra categoria completamente, quindi l'assuefazione cosiddetta dichiarata di questa pianta è molto relativa, bisogna conoscere parecchi meccanismi che poi sono legati a questioni sociali, questioni culturali e via dicendo. Nel caso dell'applicazione terapeutica, la cannabis oggi si acquista in farmacia. Un barattolino da 5 grammi ha un costo di 100 rotti euro tramite prescrizione e ricetta medica. Per quali patologie? Il dolore, patologie del dolore, dove l'assunzione degli oppioidi o degli agonisti sintetici degli oppioidi il corpo non li può tollerare per lungo tempo, perché creano danni ad altre parti, assuefazioni molto forti, rischio di overdose, eccetera. I cannabinoidi sono un'alternativa complementare all'uso di queste sostanze, quindi si diminuisce l'uso di questi oppioidi e si integra con i cannabinoidi che sostanzialmente non effettuano questi danni. Considerate che la cannabis al mondo non ha mai ucciso una persona. La quantità letale di questa sostanza si acclara a chili, impossibili da poter ingerire per un essere umano. Oppure devo fare un'estrazione dei cannabinoidi talmente concentrata che pochissimi laboratori riescano a fare con quantità enormi. Quindi è impensabile. Al contrario dei dati dell'altro anno, che solo in Italia sono morte 25.000 persone legate all'alcol. E ogni anno le statistiche sono queste, per non parlare quelle della nicotina. Quindi tutta questa discussione che c'è politica, ideologica nel nostro paese non ha fatto altro che procurare dolore alle persone afflitte da tantissime patologie, soprattutto degenerative. Queste persone, per tanti motivi, non riescono a trovare il farmaco.
Le farmacie ne sono sprovviste. Il Ministero della Salute ha speso a cavallo del 2014-2016 48 milioni di euro in acquisto di cannabinoidi all'estero, impedendo la coltivazione in Italia, quando l'Italia ha grandi competenze. Consideriamo che il genetista che ha creato le prime piante terapeutiche è italiano. I più grandi ricercatori che sono consulenti, tra quali anch'io, di compagnie estere canadesi, sono italiani. Quindi abbiamo competenze che la politica impedisce di mettere in atto. Tutti coloro che hanno studiato la cannabis da 20 anni, compreso il sottoscritto, abbiamo fatto lavori all'estero per una sorta di legislazione, impedimento legislativo talmente complicato che ci ha facilitato il lavoro all'estero e non in Italia. Continuiamo a prendere il lavoro che ha fatto Maria Novella. È un lavoro molto lodevole, perché in un contesto così ha avuto il coraggio di focalizzare i volti di queste persone che conosco personalmente, ho seguito personalmente quasi tutti, uno per uno, portando alla luce quella che è la realtà del nostro paese. Cioè, in una società civile dove c'è il diritto alla cura, non c'è più diritto alla cura, perché il farmaco non si trova. Quindi che succede? Che queste persone, pur di procurarsi quella che per loro è la loro medicina, perché gli leva i dolori, nel caso della sclerosi multipla è miorilassante, per cui questi personaggi si riescano a muovere, nel caso del Parkinson allieva tantissimo questi movimenti incontrollati, nel caso dell'epilessia attenua tantissimo gli attacchi epilettici, ed è nata un'associazione di cui c'è anche una foto all'interno del libro, di Alessandra Viazzi, che aveva l'epilessia, stava sotto Cardenale, ha tolto i farmaci per l'epilessia, utilizza la cannabis e ha concepito anche un figlio perfettamente normale e ha fondato un'associazione a difesa della categoria. In Italia ci sono tante associazioni, questi volti che Maria Novella ha fotografato in parte vengono da associazioni di lotta, perché tutti si sono messi in campo, quindi c'è un movimento creato dagli stessi malati a difesa dei malati, quando è lo Stato che dovrebbe difendere i malati. L'assenza dello Stato ha innescato in queste persone veramente un atteggiamento meritevole, cioè quindi c'è una sorta di aiuto reciproco tra tutti quanti. Ma la realtà è molto più complessa, cioè nel senso che purtroppo, non essendoci la cannabis spesso reperibile nelle farmacie, molti medici vivono di ideologie e non di dati scientifici, per cui non prescrivono il farmaco, questi malati sono costretti a rivolgersi al mercato nero. Quindi è il controsenso più assurdo di uno Stato che così alimenta le mafie. Cosa che non deve accadere. Tutto il nostro sforzo è nel far capire che questo movimento va interrotto, che i pazienti fino a una, due, tre piante possono coltivarle. Non è mai successo niente a persone afflitte da patologie, anche se in passato ci sono stati arresti vergognosi a persone malate per questo motivo, per tre piante, quattro piante, cioè una cosa incredibile. Ci sono anche delle storie dove lo Stato, oltre alla malattia, ha infierito in maniera indegna su queste persone solamente perché c'è un articolo e si rispetta la legge. Non funziona così. La cannabis oggi è una realtà mondiale, dovete sapere che tantissimi paesi al mondo l'hanno completamente legalizzata, in America è un'economia da 80 miliardi di dollari solo nello stato del Colorado, senza parlare del California e tutti gli altri stati. In Italia abbiamo raggiunto i 2.800 ettari coltivati, soprattutto di un tipo di cannabis che è considerata canapa, si chiama canapa, cioè un tipo di cannabis che non contiene il principio attivo, il THC, per cui fumandola, utilizzandola, non c'è effetto psicoattivo. Tant'è vero che parlare di cannabis è parlare di tutto e di niente, perché in natura, a livello endemico nel mondo, ci sono 430 e oltre piante diverse tra di loro, cioè la cosa che le accomuna è la foglia, la tipologia,
ma alcune sono basse a cespuglio, altre sono altissime, altre sono a forma di pino canadese, cambiano colori, vanno dal viola al giallo al rosso le loro infiorescenze, ognuna ha una struttura terpenica di considerando che ci sono oltre 500 composti all'interno della cannabis, quindi è una farmacia che cammina. E oltre ai cannabinoidi contiene terpeni, flavonoidi, sostanze molto importanti che interagiscono a livello terapeutico, tant'è vero che noi tutto il nostro sforzo a livello estrattivo è catturare il fito complesso della pianta, perché è quello che cura, mentre tutto il mondo farmacologico tende a isolare THC, CBD, perché ragionano secondo l'ordine farmaceutico, a loro interessa la molecola. Tant'è vero che questo rallentamento che c'è nel nostro paese è dovuto da interessi delle società farmaceutiche, un rallentamento legislativo perché abbiamo ancora una cultura ideologica e politica vecchia e quindi siamo in attesa. Adesso stanno entrando tante compagnie canadesi, stanno investendo in Italia e questa è una speranza che le grandi economie, che sono quelle più seguite, più dei diritti umani, cominciano a dare una legislazione completamente diversa nel nostro panorama. Il libro di Maria Novella perché è molto importante? Perché ha colto più di altri, perché noi facciamo un lavoro da laboratorio, noi stiamo dietro, quindi non è che ci mostriamo, io oggi sono venuto per lei perché merita questo supporto. Ma è un lavoro molto importante perché queste persone, che comunque molte di loro sono state a porta, Italia 1, alle Iene, a Nemo, programmi televisivi, sono personaggi molto conosciuti a livello mediatico, meritavano di essere raccolti tutti all'interno di un documento, perché c'è molta frammentazione, è arrivato il momento che i malati, come in questo caso, sono stati accolti all'interno di una testimonianza importante. E questo può permettere anche a loro di avere corpo, di avere voce attraverso questo libro. La cosa più importante è che queste foto testimoniano dietro la foto un'enorme sofferenza, di tante storie che lei racconta. Quel ragazzo lì che sta odorando quell'infiorescenza di cannabis si chiama Alberico, un ragazzo bellissimo che per un incidente è rimasto sulla sedia a rotelle, non muove neanche le mani. I suoi amici, per poterlo curare e non fargli venire dolori, gli preparano le sigarette e lo aiutano a fumare perché le sue mani non sono in grado di poterlo, e quindi è assistito dai suoi amici tutto il giorno e tutto il tempo. Persone speciali, le storie che ha fotografato vengono da dei spaccati umani che difficilmente lo Stato può rappresentare attraverso le sue leggi. Ogni contesto, quando si parla di clinica, quando si parla di terapia, quando si parla di malattia, sono i valori che contano, perché poi la legislazione, se non segue un percorso scientifico e clinico, poco ha vantaggio su queste persone e sulla realtà che abbiamo. Io non sono qui per enfatizzare la pianta in quanto sé, perché il mondo vegetale aspetti interessanti, ci sono tantissime piante interessanti, ma molte piante interessanti sono tabellate, noi non le possiamo utilizzare perché entrano in conflitto, creano concorrenza con farmaci, perché secondo loro potrebbero avere un socché di effetto psicattivo molto simile alla caffeina. Poi tra l'altro hanno tabellato piante che l'effetto era un eccitante tipo caffeina. Eppure nella lista Belfrit, che è la lista delle sostanze naturali autorizzate e non autorizzate, li hanno tabellate. La differenza è che la cannabis non è come le altre piante, è una pianta complessa, una pianta che ha una storia di 6.000 anni, è stata sempre utilizzata ai fini terapeutici, oltre che ai fini spirituali, da molte, ci sono i Rasta, ci sono queste correnti religiose. Oggi, alla luce delle sue capacità terapeutiche, legalizzarla è un segno di civiltà. Perché? Perché i giovani, attraverso questa pianta, finalmente sono ritornati al concetto della campagna. Prima non c'erano. Oggi, coltivando la cannabis, e ho visitato molte fattorie, ho trovato i pomodori, ho trovato le zucchine, ho trovato le melanzane, hanno allargato il loro concetto di rapporto, hanno innescato quello che è il futuro della nostra umanità, come diceva Bauman,
uno tra i più grandi filosofi che è morto da poco tempo. Il futuro del pianeta sono le microeconomie legate alla terra. La cannabis è un esempio di questo, quindi anche uno Stato dovrebbe comprendere quali sono le linee educative per il futuro dei nostri giovani. Impedire questo significa che i 2.800 ettari piantati in Italia oggi, che stanno creando piccole economie proprio in virtù di queste leggi ancora poco chiare, domani non ci saranno e sta gente sarà allo sbando. Quindi è una contraddizione in un paese che ha bisogno invece di attivare sane economie legate a questa pianta. Bisogna fare chiarezza quando si parla di cannabis, che adesso poi concludo, e di canapa, sono due piante completamente diverse. La canapa sono dei semi strutturati che non hanno THC, quindi si piantano queste piante dove si tirano fuori i semi della pianta. Dal seme della cannabis, come tutti i semi al mondo che contengono olio, si tira fuori un olio, l'olio di cannabis, che contiene omega 3 e omega 6 in forma bilanciata, molto meglio dell'olio di lino, molto meglio dell'olio di sesamo, di altri oli estratti da semi sui mercati. Contiene il beta-sitosterolo, l'acido linoleico, come proteina contiene l'arginina, il coenzima Q10, fa benissimo alla salute. L'unico problema è che va conservato perché è molto delicato, quindi si rovina, non è come l'olio d'oliva che può stare in conservazione per molto tempo. Dalle infiorescenze della pianta, anche a scopo alimentare, possono essere addizionate a dolci, ci si fanno i dolci, ci si fa la birra, perché è un succedaneo del luppolo, quindi ho assaggiato tantissime birre alla cannabis, molto buone. Ci si fa la farina dopo che si è tolto l'olio dai semi. Farina, tra le altre cose, contiene pochissimo glutine, viene addizionata con altre farine con glutine, per cui si fanno queste pizze, pasta, tutto quello che vogliamo. Dalla fibra della cannabis da sempre si è fatto carta di ottima qualità, stoffe di ottima qualità, considerando che le vele delle navi erano tutte di tela di canapa. Sono arrivate in America le caravelle con la tela di canapa. Con le ultime tecnologie si tirano fuori dei polimeri straordinari di una resistenza eccezionale. È entrata nel mondo dell'edilizia perché gli impasti di calce e canapa sono resistono all'umidità, alle muffe, la canapa non viene attaccata dalle tarle, ha una potenza di trazione 3 volte maggiore del cemento senza canapa, quindi i mattoni sono molto più forti e strutturati, così pannellati e via dicendo. L'ultimo lavoro scientifico che è stato tirato fuori del grafene, che è il materiale del futuro, non più dalla grafite ma dalla lignina della cannabis, per cui molti dipartimenti, compreso Tor Vergata, stanno lavorando alla produzione delle macchine del grafene da cannabis. È un'economia che noi come nazione non possiamo perdere, perché tutto il mondo sta andando in questa direzione. E a livello terapeutico, qui c'è la voce più importante degli ultimi tempi, perché è stato raccolto un lavoro che ha chiuso tutte le realtà, tutte le figure importanti che soffrono, che hanno malattie degenerative serissime e che hanno bisogno di risposte. Questo libro è proprio, merita un'attenzione e divulgazione, perché è la voce di queste persone. Per quello io sono qui a dare un mio contributo, perché dietro questa voce c'è veramente tanto dolore. Io l'ho conosciuta personalmente, Maria Novella le ha vissute anche più di me, e questa è una raccolta di dolore per poter aiutarli, per poter aiutare un concetto, per essere molto forti e chiari su quella che è la questione cannabis. Salvini, le politiche, questo lasciano il tempo che trova. Quello che conta sono i documenti scientifici, ce ne sono migliaia, tutto il mondo va in questa direzione, molti medici già prescrivono, molti studiosi sono completamente immersi nell'argomento e già esistono integratori, creme, oli, c'è di tutto con i cannabinoidi dentro. Il mondo estero a noi ci invade. C'è stata la fiera di Ginevra, che il mio collaboratore Claudio è stato dei principi attivi l'altra settimana, e mi ha portato il mondo delle novità su integratori alla cannabis, quindi c'è prodotti in Polonia, prodotti in Cecoslovacchia, prodotti in Olanda, prodotti in Francia, in Germania, l'Italia, quindi
cioè dobbiamo prendere coscienza che è arrivato il momento che anche di fronte a delle azioni, oggi c'è una discussione alla Camera, dobbiamo avere le idee chiare sull'argomento, perché questo argomento è talmente sensibile che anche una nostra posizione sbagliata potrebbe portare danno a queste persone. Io lascio adesso la presentazione al libro, perché come ripeto è una testimonianza fotografica, che è rara, di prendere il volto a queste persone e dire: esistono, queste sono, questa è la loro storia, che merita attenzione e riflessione. Io vi ringrazio. Grazie. So che devi scappare. A presto. Ci lascia con una marea di domande, Riccardo, perché io non rispondo adesso a tutte le domande che mi fanno scientifiche, le scrivo, domande, ti telefono. A telefono facciamo in diretta. No, mi veniva da dire: l'Italia risponde con il Chupa Chupa Light. Ho cercato di essere sintetico abbastanza. Lui è uno di quelli che butta l'ame e scappa. Ci saranno altre occasioni. Questo è l'argomento più importante. Certo. Grazie. Ciao. A presto. Ma siamo sole. No, la cosa che mi veniva da dire era: dopo tutto quello che ha detto Riccardo, perché? No, io volevo appunto... Perché quindi la cannabis non è accettata? Perché questi malati non possono averla? Io volevo entrare proprio a gamba tesa con un paio di frasi che Maria Novella De Luca utilizza per iniziare, no? La prima domanda è: perché un libro fotografico? E questa ce la devi rispondere, sarà lunghissima. Posso rispondere anche io qui. C'è un passaggio che dice: non sono un medico né una ricercatrice, per questo il mio lavoro non ha la presunzione di dare risposte, ma solo di fornire informazioni più chiare e circostanziate sull'argomento. La domanda che rimane aperta ancora oggi, dopo anni di battaglie e traguardi raggiunti, è: perché un incontro così felice, semplice e importante, quello fra paziente e cannabis terapeutica, è ancora tanto osteggiato? Beh, io ti lascio la possibilità di darci altra domanda a questo punto. No, questo lo scrivo nella prefazione, era quello che mi veniva da dire dopo il discorso di Riccardo. Perché appunto se ascoltiamo tutti questi aspetti positivi, non solo quello terapeutico, il libro parla solo dell'aspetto terapeutico, ma il titolo è un titolo che vuole abbracciare anche gli altri volti della canapa. Certo. E quindi la spiegazione che ha fatto Riccardo mi aiuta anche a dire questo, a spiegare questo. Il titolo che ho scelto era proprio per dire: i volti sono quelli sicuramente che sono dentro, e sono i volti che si sono messi a disposizione, mi hanno raccontato e mi hanno fatto venire più domande, che appunto, come ho scritto nella prefazione. Ma i volti sono anche quelli della pianta, quindi il volto alimentare, il volto dell'industriale e tutto quello che ci ha spiegato. Perché? Appunto, perché a questo punto dei malati, se esiste il diritto alla cura, devono lottare, oltre che con una patologia che non hanno sicuramente chiesto, anche per avere il diritto a curarsi come vogliono. Questo libro appunto non pretende di dare delle risposte, è un libro che spero lasci anche dei dubbi che uno poi va a casa e va a cercare: ah, questo non lo sapevo, interessante, oppure vado ad approfondire. Perché è così, anche a me sono rimasti, cioè, quello che mi ha fatto andare avanti è sicuramente questo perché che passava di non di patologia in patologia, ma di paziente in paziente, perché poi ho appreso in questo viaggio tantissime cose che non sapevo all'inizio. Tutto è partito da una curiosità sulla pianta e poi mi sono ritrovata a parlare dell'aspetto umano che ho trovato nel terapeutico e a farmi tutte queste domande, e il viaggio l'ho fatto io insieme a loro. Era quello che ti volevo chiedere: quanto è un viaggio, è stato un viaggio per loro e per te, cioè un viaggio nella loro vita? Tu dici:
questa è mi sono ritrovata nelle mani una storia che racchiudeva altre tante altre storie. Ma è stato un viaggio anche dentro di te questo? Infatti così ti rispondo anche alla prima domanda, perché il libro, no? Perché un libro fotografico? Da fotografa io non avevo mai pensato di fare un libro e non ne avevo la necessità in realtà, ma è diventato quasi necessario quando ad un certo punto io mi sono trovata tutto questo materiale umano soprattutto e di emozioni, come dicevi all'inizio, che dovevo in qualche modo condividere, ma dovevo restituire a loro. Cioè glielo volevo restituire in un documento che potesse servire anche ad altre persone ad informarsi e appunto a farsi venire quei dubbi che dicevamo per capire meglio il mondo della cannabis, perché comunque io vedo che ancora oggi che se ne parla di più. Questo lavoro si è concluso adesso, ma è iniziato 6 anni fa. Quello, 6 anni fa solo quello della raccolta sul terapeutico, prima avevo iniziato quello sulle piante, quindi dal 2008 che raccolgo foto di piante in giro per l'Italia, e poi sono approdata alla parte terapeutica, quindi ho cominciato a cercare anche persone. Però è un percorso che ho fatto insieme a loro. Quindi una volta che l'avevo raccolte queste storie, non potevo tenermele. Io in qualche modo gli dovevo dare voce, perché loro si sono messi a disposizione. Se è stato anche per loro un viaggio, non lo so, credo di sì, perché loro in qualche modo hanno visto nella mia macchina fotografica, nel mio poter parlare con la fotografia, un modo di uscire fuori. Quindi che io li raccontassi, no? Un prolungamento, diciamo così. Vorrei, allora, mentre io leggevo il libro mi sono fatto un sacco di domande, no? E cercavo di immaginarti. È il libro anche delle domande questo. Sì, perché poi cercavo di immaginarti mentre stavi nelle loro vite, perché c'è una foto di Serena. Serena è una delle protagoniste, è una bimba di quella un paesino vicino Taranto che soffre di una patologia rara che si chiama CDKL5. Ecco, poi spiego un po' che cos'è, lo scrivo lì perché io non lo so mai ridire quello che cos'è. Perché non... Cioè questa foto, che non è, non so se quello è il papà, è questa... Sì. Ok, la foto che vedrete quando avrete acquistato il libro, perché sennò non la potete vedere. La vedere lo stesso. Così questa è una delle foto dove ho iniziato a pensare che in queste imperfezioni, nelle imperfezioni stavano l'umanità, no? Magari da fotografa la pelle in un certo modo, il capello, cioè magari nelle immagini si cerca sempre di dare il massimo, no? della perfezione, immortalare un momento perfetto. Per me questo è un momento assolutamente perfetto, perché lei sorride, sembra meno felice in quel momento. E immaginavo però te dall'altra parte con la tua macchina fotografica, perché loro sembrano così sole nel loro mondo, no? Nel loro spazio, e quindi tu sei entrata in punta di piedi per forza nelle loro vite, e cercavo di immaginare te quando vedevi loro in quella trasformazione che diceva Riccardo, no? Anche nel Parkinson, magari la mano che si muove più lentamente, e loro che si vede che si rilassano perché stanno meglio. Quindi cosa è stato per te vivere queste emozioni con loro? È una domanda da... Vabbè, cioè, mi hai provocato. No, allora io dico sempre, da fotografa racconto delle storie, cioè non mi piacciono le foto perfette, non faccio foto in studio e mi piacciono le foto che raccontano la realtà, quindi sono un po' abituata a cogliere il momento, è quello che, cioè, arriva lui secondo me, io semplicemente faccio un scatto o lo vedo, e se questa è l'imperfezione di cui parlavi, e quindi sì, posso rispondere in questo modo. E sì, sono entrata sicuramente in punta di piedi, perché sempre, a parte questo lavoro, lo faccio sempre, perché penso che ci voglia comunque sempre rispetto delle persone che sono dall'altra parte, che non sanno comunque cosa voglio fare con quelle foto o che cosa sto pensando dietro quell'obiettivo. E
La cosa che mi ha aiutato è il mio carattere, forse, non lo so, io comunque mi sento subito a casa con loro e comunque tutte queste persone ho dovuto cercarle, sentirle prima, prendere degli accordi, per esempio con Serena, proprio l'esempio di Serena, io ho impiegato quasi un anno per andare giù vicino Taranto dove vive per fotografarla. Parlavo tantissimo con il padre, mi aveva fatto leggere tutta la sua storia perché tiene un diario da quando Serena è nata, e però non riuscivamo ad incontrarci perché Serena non sta quasi mai bene, e quindi ospitarmi per fare delle foto anche per una buona causa, per un libro che il padre mi ha sempre supportato tantissimo, però avevo difficoltà ad organizzarlo il viaggio, quindi comunque si creava già prima un rapporto in qualche modo, e dovevo spiegare sempre prima che cosa volevo fare con queste foto. Non sapevo se sarebbero mai state pubblicate, perché io per dare voce a loro cercavo anche di farmele pubblicare dai giornali, certo, affinché si conoscessero queste storie e indirettamente si parlasse di cannabis. Quindi non potevo permettergli, non potevo dire vengo per il giornale tal dei tali, vengo per la televisione, no, vengo da sola, ho in mente questo, chissà se un giorno ci riuscirò o ci riusciremo. Ormai parliamo al plurale con i pazienti, con molti abbiamo stretto delle amicizie importanti, e di base c'è questo, che comunque quando arrivavo, io quasi mai ho fotografato appena arrivata. Con molte di queste persone sono stata più di qualche giorno, soprattutto quelle lontane. A Roma, per esempio, adesso hai la foto di Claudia davanti, a una signora di Roma, e ovviamente non sono stata a casa sua a dormire, certo, no? Come in altri casi. Però stando poi lì per 2 o 3 giorni, la macchina fotografica la prendevo solo quando poi alla fine sentivo che si era creato quel momento, appunto per essere... come dire, che non mi si vedeva, che loro non si accorgevano più che io avevo anche la macchina fotografica, ormai mi avevano accettato. Io ho una sensazione, ma dimmi se è sbagliata, come se tra voi ho davanti Claudia, perché poi in realtà è una foto di Claudia che ci ha fatto conoscere, sì, Claudia è la signora, ecco, con la camicia. Proprio quella foto che io pubblicai. Giuseppe, siediti. Vieni. No. Ho come l'impressione, mi è venuto il pensiero, che ci sono delle foto vostre che sono mai state pubblicate, ma sono proprio vostre, vostri miei, momenti. Cioè mie del... Ah, okay. Tue e loro. Io immagino quanto deve essere stato complicato anche fare in modo che loro facessero fiducia nel tuo lavoro, nella tua vita, in quello che tu appunto volevi fare con queste foto. Io ho davanti la foto di Claudia, ripeto, anche perché ho sempre avuto la sensazione che tu ne fossi particolarmente affezionata. Sì, è vero, è così. Perché l'hai usata, passatemi il termine, usata appunto per lanciare il messaggio che tu ricevi. Ma perché volte. Claudia ha un volto, perché allora, questo mi permette di dire un'altra cosa su questo libro, che vuole, Riccardo diceva che è un libro di storie di dolore, in realtà sì, perché parla di patologie, quindi sì, insomma, in qualche modo c'è il dolore, però io l'ho sempre visto come un libro positivo, un libro di lotta, un libro di sorrisi. Non ci sono quasi mai foto, no, mai, non mai. Ci sono foto di persone sofferenti, sono già di per sé persone sofferenti, parlo di patologie spesso gravi, e non doveva la foto sottolineare il dolore, ma doveva tirare fuori quello che loro stanno facendo per quel dolore, ovvero stanno lottando, e ovviamente in questo caso stanno lottando, come diciamo prima, anche per avere diritto a curarsi come vogliono. Quindi c'è comunque un'energia in queste foto, cioè io spero che arrivi con un libro positivo. No, su questo... E Claudia appunto era il volto, la scelsero da un giornale la prima volta e poi alla fine è diventata la copertina della pagina Facebook, e è diventata sì un po' il simbolo, perché c'è tutto lì, c'è lei che si vede che è una persona che sofferente, insomma, che non sta benissimo, però è serena. Io ci vedo molta speranza in quella foto, sì, anche e lei comunque è così, poi, cioè non è in posa, non è, sì, è così.
Io credo che tu sia riuscita a lasciare questo messaggio, cioè di positività. Si vede che c'è dolore nelle loro storie, anche negli sguardi. Chi guarda vede che c'è del dolore, ma c'è anche della speranza. Io quando ho aperto il libro ho trovato Fabrizio Pellegrini, che oltretutto è una foto, questa ve la faccio vedere anche se non comprate il libro, questa è veramente, è una delle mie preferite, te lo dico, insieme così. Sarà perché Fabrizio ha una patologia che io conosco, quindi la sindrome fibromialgica è una patologia da dolore cronico altamente invalidante. C'era un dottore che diceva: non ti porta via neanche un'ora della tua vita, ma inquina ogni ora della tua vita, ed è così, come tante altre patologie, ma questa la conosco in modo particolare. E poi ho conosciuto la storia di Fabrizio, che è proprio uno di quelli che diceva Riccardo, no? Che è stato arrestato, lui è stato anche in carcere, poi è domiciliare proprio perché aveva coltivato delle piantine. Io conoscevo il suo avvocato, che è Vincenzo Di Nanna, insomma conosco tutta la storia. Ci fu anche una conferenza stampa proprio, c'è stata anche una mobilitazione, comunque è stato uno che poi è stato ripreso da molti giornali, perché esatto, appunto fece un po' scalpore il fatto che era in carcere e chiedeva il farmaco. Lui ha la ricetta, alla prescrizione, quindi poteva avere il Betrocan. Il Betrocan è questo farmaco, sono le infiorescenze che arrivano dall'Olanda. E però in carcere non gliela facevano prendere, quindi lui ha cominciato a fare un po' di movimento, i giornali hanno ripreso la sua storia, tanto che poi il senatore Manconi è intervenuto, è riuscito a farlo uscire dal carcere e a metterlo agli arresti domiciliari, diciamo così, in una casa appunto dove io l'ho incontrato. Lui è di Chieti, mi pare, sì, Fabrizio è di Chieti, però questa pena, diciamo così, ha dovuto scontarla in un casolare tenuto da dei preti tra Bologna e Ferrara, a Crevalcore, dove c'era una nebbia fittissima, e io lì l'ho incontrato, appunto quella foto con quel cappello, proprio tutta molto invernale. Sì, sì, ci fu poi anche una conferenza stampa al Partito Radicale dove si parlò appunto tutta questa vicenda che stava vivendo Fabrizio, che era veramente allo stremo delle forze, perché fu proprio trattato la cosa male, proprio come un drogato, insomma fu la veramente cosa che brutto. Cercava infatti di dire Riccardo è che è tragica, se vogliamo, è che il nostro Stato ci ha dato la possibilità di avere la cannabis terapeutica legalmente, quindi se trovi il medico e hai la prescrizione medica puoi andare in farmacia e puoi prenderlo. Questo dice la legge dal 2007. In realtà poi, come diceva appunto Riccardo, se vai in farmacia non è detto che la trovi, quindi se la catena si spezza spesso, innanzitutto con i medici, perché il paziente può trovare difficoltà anche a trovare il medico che prescriva la cannabis. Trovato il medico e con il foglio della prescrizione, magari va in farmacia e non trova il farmaco, secondo step e secondo stop. La cosa che fa strano è che chi ha molto dolore, per esempio, come Fabrizio, e sa che prendere la cannabis in quel momento di disperazione lo aiuta, che fa? Va al mercato nero. Cioè, nella disperazione che cosa fai? Perché molti poi sono diventati farmacoresistenti, quindi non ci sono altri farmaci che in quel momento possono aiutarli. E io quindi mi sono immaginata, ma quando io ho un dolore fortissimo che mi arriva al cervello, e magari ce l'ho solo quando ho il ciclo, ma quelli ci convivono, perché in quel momento, se sanno che quel prodotto si chiama cannabis, o chiamiamolo come vogliamo, Betrocan, Bediol, come lo vogliamo chiamare, mi fa bene, e so che comunque la legge è dalla mia parte e mi dice che posso prenderlo, e però poi non lo trovo, quindi cioè, mi sembra un po' una presa in giro. E quindi devo andare vado al mercato nero. Il problema è che il mercato nero non è controllato quello che ti danno, quindi decade la questione terapeutica, certo, perché non so quello che sto prendendo quando vado sotto casa dallo spacciatore, e però sono disperato e quindi la devo prendere. Andiamo in un terreno molto difficile, perché
ma non perché non se ne possa parlare, ma perché è veramente ci sarebbero tantissime cose da dire, molto complesso. Come è complessa anche la situazione italiana della sanità, che è regionale, quindi anche parlare di come è gestita questa la distribuzione della cannabis o per quali patologie è accettata, è riconosciuta, dove è gratuita, dove non è gratuita, è tutto molto complicato dal fatto che ogni regione può legiferare come meglio crede, secondo insomma l'ASL regionale in Italia. La regolatoria delle regioni, hai un quadro delle regioni? Sì, nel libro c'è un regione per regione, c'è spiegato, esatto. Perché ci sono effettivamente delle regioni che hanno iniziato prima ad occuparsene. Lazio, ad esempio? Il Lazio è una delle ultime, 2017. È una delle ultime, 2017 è stata accettata come terapia, ancora solo mi pare per la terapia del dolore e per la sclerosi multipla. Nel libro trovate tutti questi riferimenti, oltre alle foto, dove ne ritorniamo anche a parlare, c'è un bellissimo lavoro, sei riuscita anche a trovare dei contributi molto importanti, oltre al senatore Manconi, di cui abbiamo parlato prima, Paolo Mantovani, un farmacista, Giuseppe Nicosi, un altro esperto in canapa, è autore di un libro, Leone Bianco e Leone Nero. Anche lui si è fatto il carcere, ma non come... Apposta, ma tutti migliori. Io ho trovato, poi confrontandomi con te, ho visto che insomma qualcosa di questo libro devo aver capito, una chiave di lettura nel pezzo di Carlo Privitera, giusto? È un medico. È un medico, non un dottore, fondatore del progetto Medicom. Nelle prime 5 righe, secondo me c'è veramente io sono innamorata di questo pezzo, l'ho mandato a lui quando lo stavo c'è leggendo. C'è un servizio su Internazionale dove c'è una sua intervista, ecco, che parla del servizio Medicom, che è praticamente un servizio a distanza, cioè okay, che si è inventato insieme a Paolo Mantovani, che è un farmacista però di Ferrara, lui è di Caltanissetta, il farmacista è di Ferrara, ma riescono a lavorare in una squadra perfetta per dare assistenza a tutte quelle persone, appunto come dicevamo prima, che non trovano il medico. Siccome è una delle prime difficoltà che il paziente trova, loro hanno cercato di lavorare in remoto e di dare un servizio a chi sta in Valle d'Aosta, per esempio, e non trova il medico sotto casa, sa che può rivolgersi a Carlo Privitera, che magari è a Caltanissetta, ma è molto presente. Ci sono queste presente. Tre righe che secondo me sono meravigliose, perché poi altre domande, come se non ce ne fosse già abbastanza. Dice, ma chi è il dottore? Il dottore è colui che grazie alla sua laurea, alle sue competenze, cura le malattie. E il medico? Il medico è colui che cura le persone. Proprio tu ne parlasti una volta. Io trovo molto bello il tuo lavoro, ripeto, non sono una fotografa, quindi non posso giudicare con un occhio professionale le tue fotografie, ma mi piacciono anche quelle. Mi piace il lavoro che hai fatto di selezione dei pezzi, mi piace il tuo viaggio, mi è piaciuta anche la copertina, quindi insomma mi hai veramente conquistata. Quindi ti rinnovo i miei complimenti. Spero voi abbiate anche delle domande da fare a Maria Novella. Poche. Io credo che allora lei si presenta nel libro, dice io non sono un medico, non sono questo, non sono quello, non sono quell'altro, fa benissimo, perché bisogna specificarlo. Però penso che tutti sia fatta una buona esperienza nel campo. Quello sicuramente. Allora, io spero di avervi messo un bel po' di curiosità. Io e insomma Maria Novella no, perché lei non c'entra in questo libro, anche Riccardo. Questo libro è un libro fotografico di un grande valore, che costa 32 euro comprandolo online. Oggi siamo riusciti ad avere anche un prezzo di 30 euro di presentazione. Vi regaliamo pure il segnalibro di senza barcode, quindi non potete farne meno, è migliore pure la penna, ma a tua discrezione. Però veramente, se voi avete delle domande, anche solo questi, grazie. No, quelle sono le diamo con il libro e basta.
Delle domande spero poi abbia. No, io ne ho un'altra. Vabbè, faccio anche la microfonina per te. No, no, ma non c'è bisogno, è una voce potente. Ma nei casi più eclatanti, dove le persone hanno subito danni in pratica, alcuni addirittura la carcerazione poi per l'uso, la coltivazione eccetera, ma sono stati chiesti i danni alla pubblica amministrazione? Sì, credo di sì, non so. Anche senza questo affare. Eh no, ma lì il Radio Radicale impone rigore. E sì, credo di sì, perché oltre Fabrizio so di altre storie che poi sono andate, non so come sono finite, per esempio anche Andrea Triscioglio era stato arrestato, gli sono entrati in casa un bimbo piccolo, non so però se sono andati a buon fine. O come se la sono cavata, o come se l'è cavata. Siamo nella lungaggine burocratica. Così presente, sarebbe il caso di capire come sono finite. È che credo non si dovrebbe proprio più verificare il fatto che se io ho con me la ricetta, a volte non. Quando queste persone sono state fermate, o nel caso di Andrea sono andati proprio a casa, o nel caso di Fabrizio anche sono andati a casa perché lui già da prima comunque la coltivava, la conosceva, però in quel momento aveva una ricetta. È quello che mi che fa più male, sapere che c'è una prescrizione che quella persona la sta utilizzando. Diverso. Tu hai una prescrizione e la devi usare nei termini in cui ti viene data, ma non puoi. Sì, sì, però se io posso utilizzarla e ho il Bedrocan dietro, spesso, una storia l'ho letta su Facebook l'altra volta in un comitato di pazienti, vabbè, non conosco questa persona, l'hanno fermato all'aeroporto per esempio, questa persona aveva con sé il Bedrocan, che è la sua, il Bedrocan è l'infiorescenza, quindi aveva il barattolino e aveva anche la ricetta, comunque l'hanno fermato e comunque gliel'hanno sequestrato. E quindi mi sequestri il farmaco, quindi significa che quel pezzo di carta però non ha un grande valore, o comunque io devo fare una battaglia per riavere la mia terapia. È lì che c'è lo scontro proprio del che poi non si possa fare la piantina sul balcone, sono d'accordo, ma penso proprio che non se la dovrebbero proprio fare. Cioè non dovrebbero arrivare a pensare, allora mi faccio la piantina da solo, visto che quando vado in farmacia non la trovo. È questo il ragionamento dei pazienti, no? Che spessissimo mi hanno fatto. Io non sono d'accordo, per esempio. Lo dico, ho detto da Radio Radicale. Non sono d'accordo. Noi non possiamo. No, non sono d'accordo perché non penso che una persona che ha una patologia si debba mettere a coltivare. Perché non è che si va a coltivare l'auli, non lo so. No, la coltivazione può presupporre poi il commercio. Ma se però funzionasse tutta la filiera prima, non dovrebbero mettersi a fare la piantina sul balcone. Infatti, per fare una disobbedienza civile, non per niente Rita Bernardini ne ha 6 sul. Però effettivamente con le leggi vigenti, se tu coltivi poi cercare, no? Però ti racconto questa, perché sono chiamata in causa. Proprio perché è giusto che, cioè non ci dovrebbe essere bisogno di questo, perché a se tu. Anche io sono per la liberalizzazione, però penso che sono due campi differenti, no? Il paziente non si deve mettere lì a zappare la terra, a far crescere la piantina, così mi curo. Ecco, ma infatti ho semplificato ovviamente. Infatti Rita Bernardini per disobbedienza civile la sta coltivando, però nessuno se la sta andando a prendere. Lei fa tutto la luce del sole su Facebook. Sono stata sul terrazzo. Proprio Triscioglio, una volta eravamo davanti alla camera per una manifestazione, c'era anche Rita. E lui esibì il Bedrocan, io non riesco mai a dirlo bene, e glielo presero, la polizia gliel'ha proprio preso. Lui, io mi ricordo una cosa che mi ha straziato,
il dolore di questo ragazzo che diceva: no, è il mio farmaco, cioè era la sua vita in quel momento. Tu gli stai portando via una parte importante, perché cerchiamo di capire cosa vuol dire. Però alla provocazione però non si dovrebbe rispondere, cioè in quel cerchiamo caso di capire è il barattolino di farmaco, cosa in quel può caso voler dire dipendere, o meglio che il tuo benessere in quel momento dipende da quella cosa, tu gliela porti via. E io ho il diritto di quello che dice, io ho il diritto di averla, perché tu me la togli? Poi c'è la disobbedienza civile, c'è tutto il resto, ma tornando a monte, cioè il fatto che io la roba ho il diritto di averla e purtroppo vorrei farne a meno. Io poi magari la voglio usare per questioni ludiche, ma ora stiamo parlando di terapia. In cui me la togli non mi dai la possibilità neanche di spiegarti, di esatto spiegarti che dietro c'è una terapia, di spiegarti che dietro... Ci sono i pazienti, cioè il pubblico, il target, le persone... È stata fatta una statistica in tutta Italia? Non si sa ancora, perché non lo so, perché io l'ho chiesto quando stavo mettendo su il libro e ancora era molto, sia farmacisti che gli stessi pazienti mi hanno detto che ancora era molto difficile, secondo me anche perché tu pensi che l'Istituto Superiore di Sanità non abbia delle statistiche? Credo di sì, adesso no, tra l'altro mia figlia, glielo chiedo e glielo chiediamo allora, sì, io credo di sì, perché adesso, perché comunque quando va fatta la richiesta va fatta al Ministero e il Ministero della Salute italiano deve mandare la prescrizione a quello olandese, quindi comunque devono avere dei dati, anche se non aggiornatissimi, perché comunque adesso abbiamo anche la produzione italiana, non c'è più solo l'Olanda che ci fornisce di infiorescenze, ma anche il Canada, quindi non so se hanno una tabella aggiornata, però dovrebbero avere sicuramente dei dati numerici. Poi non le... Ah, ecco. Posso chiedere di farmi... Si sente? Sta vicino. No, io vorrei tornare al libro, però. Ecco, sì. Allora, insomma, sono molto contenta perché ho condiviso parte di questo viaggio con Maranella. È una mia amica. Ci siamo portati la clac oggi. Però, non avendo visto il risultato proprio finale, avendola in qualche modo seguita nella fase prima, quando appunto lei cercava di mettere insieme le storie, una gita bellissima. A Saracinesco. Sì, l'ho portata a lei conosce Saracinesco. Sì, una cosa molto bella. Io invece mi chiedevo, ora, come hai costruito le storie? Cioè, c'è un percorso? Perché prima una, poi un'altra? Cioè, io non ho aperto il libro, quindi mi auguro di scoprirlo, però tu hai pensato, immagino tu abbia pensato ad un percorso. Sulle storie, sulle storie in realtà no, sono andata a ispirazione. Sì, la costruzione del libro l'ho focalizzata soprattutto nella divisione, se vogliamo così, però non è che è una divisione netta, nella parte iniziale che è più di spiegazione per chi non ne sa assolutamente niente, prende per la prima volta in mano il libro e dovrebbe, ecco, alla fine del libro saperne qualcosa di più, quindi ci sono dei contributi medici e di farmacisti e di ricercatori che ci spiegano un pochino meglio di come l'avrei potuto fare io e come ha fatto Riccardo, che cos'è il sistema endocannabinoide, ma tutto molto in maniera semplice, perché ho chiesto io a delle persone che ho incontrato in questo viaggio di riscrivermi delle cose che mi avevano detto, che io avevo sentito da loro in alcune presentazioni. Poi c'è una seconda parte che è quella invece delle storie. Non ho seguito, non ti so dire, cioè non so, ho aperto con Serena per una questione di, emotiva, cioè è tutta emotività, credo, cioè si è costruita così, perché come dicevo prima con molti ho un rapporto ancora oggi abbastanza stretto. Serena è stata la prima bimba che ho conosciuto e il fatto che fosse una bimba ad aprire la parte delle storie secondo me era importante, perché siccome c'è ancora molto scetticismo su questa sulla questione cannabis terapeutica, fa bene, fa male, a cosa serve, vedere subito una bambina e quindi pensare a dei genitori che hanno pensato di utilizzarla oltre tutti gli altri farmaci, perché non è che hanno smesso le altre cure, pensavo che potesse essere un'apertura del percorso buona. Mi sono sempre immaginata io i miei genitori, quindi persone comunque grandi, anziani, che prendevano in mano questo libro.
all'inizio facevo un sacco di domande a loro se arrivavano le storie, che cosa ne sapevano della cannabis terapeutica, che cosa ne pensavano, e volevo che persone come loro, che non ne sapevano un granché, che pensavano ancora ai capelloni e ai fattoni, passatemi il termine, vedessero Serena e pensassero anche a qualcos'altro, cioè legassero la cannabis anche a qualcos'altro. Questa è stata, l'unica è stata l'apertura, poi le altre sono venute un po' così, sì. Non c'è un ordine di tempo, per esempio, perché in alcune storie ci sono tornata più volte, e no, non c'è di tempo. Avete altre domande? No, te le faranno su Facebook. Io vorrei solo ricordare che questo libro ha comunque, questo è un libro, è fermo così e si conclude così, però c'è un blog, quello di Maria Novella, trovate, comprando il libro, trovate all'inizio anche un QR dove potete, con la scansione del cellulare, arrivarci direttamente, oppure c'è l'indirizzo, e lì ci sono anche le evoluzioni, no? Le cose che stanno... Il comodino che potete fare così con il cellulare. Siamo fatti. Sì. Potete comprare il libro e andate direttamente sul blog, che cerco di aggiornare. Cioè, anche quelle che affarista, no? Io glielo voglio vendere, ma no, non compratelo. L'ha comprato prima che uscisse il libro, perché il libro, ricordo che sì, è stato pubblicato da Crowdbooks grazie ad un crowdfunding, sì. E quindi molte persone mi hanno aiutato nel crowdfunding a pubblicarlo, perché altrimenti se non raggiungevo un numero. Molte persone ti hanno aiutato a costruirlo, molte altre a pubblicarlo, quindi diciamo che è un libro che ha... intorno a te, intorno a questo libro c'è stata molta fiducia, quindi ritorniamo di nuovo alla fiducia, alle emozioni, alla ricerca, alle amicizie, alle storie e tutto quello che riuscirete a trovarci dentro. Io vi dico che Maria Novella ha organizzato anche qualcosa di là. Offro un bicchierino. Sì, finalmente questo. Io voglio ringraziare. Voglio ringraziare ancora Libere TV e Radio Radicale, che sono sempre con noi. Lasciatemi dire qualcosa anche su Radio Radicale. Vi invito, se non sapete tutta la storia, vi invito ad andare su change.org, cercare la petizione, andate sul sito di Radio Radicale, benissimo, fatelo fare, perché abbiamo bisogno di studiare grazie a Radio Radicale. Per quanto riguarda la nostra rassegna letteraria, ci prendiamo un mese di stop, perché ce ne... ormai lo sanno tutti, c'è qui un foglio dove potete lasciare i vostri riferimenti, vi informerò su tutti gli altri libri, cercheremo di mantenere sempre argomenti interessanti come i polsi della cannabis, ci proveremo. Allora, ancora grazie a tutti voi, grazie a Radio del Pensiero.